Ciao nonna, oggi è l'11 novembre 2017 e mi sono preso io l'onore di andare a ripescare i ricordi della tua vita, durata un secolo, con molta fantasia e con molta musica. Certo, ne sono successe di cose nell'anno in cui sei nata. La rivoluzione russa. Sul Corriere dei Piccoli è comparso per la prima volta il signor Bonaventura. È poi nata Ari, i pastorelli di Fatima. È nata Ella Fitzgerald, John Kennedy, Dean Martin. E poi sei arrivata tu. Sei sbucata in un paesino piccolo piccolo della campagna alessandrina, Quattordio. Un posto che probabilmente ti andava già un po' stretto. Ed eri ancora una ragazzina quando ti sei trasferita a Bolzano. Qui nasce la tua grande passione per la montagna, lo sci, lo sport e la vita. E intanto arrivano i periodi bui, il nazifascismo, la guerra. Ma tu ne approfitti per prenderti cura degli altri. Nel 1937 ricevi il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana. Così conosci nonno Pepolo, che sposerai il 4 luglio del 41. E da allora sarete sempre insieme. Dimmi che sei tutta per me. Vivrete a Torino, ma girerete tutto il mondo, sull'onda del successo dell'azienda ingegneristica e spinti da un'instancabile curiosità ed entusiasmo. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo. Già vissuto senza fine. C'è da dire che il vostro stare sempre insieme dà subito parecchi frutti. Nascono in sequenza Enrico, Gianni, Puccetta, Alberto, Claudio ed Emanuela. D'altra parte siamo negli anni del boom economico e della dolce vita. E con nonno scoprirai il mare. E anche i posti davanti al mare. Ma l'amata montagna sarà sempre presente nella tua vita. Così come sempre presente sarà la tua città, la tua casa, le tue leggendarie tavolate. Insomma, dovunque, purché tutti insieme. E questo, in fondo, credo sia il segreto della nostra famiglia. My friend, I'll say it clear.
Oggi Torino è profondamente cambiata, un po' anche grazie alla nostra famiglia. Tu hai visto passare un secolo e percorso tante strade, avuto tanti amici, tante soddisfazioni professionali, tanti importanti riconoscimenti. Oggi nella tua casa però ci siamo noi, la tua famiglia, che ti ama. Nonna, ciao! Feliz cumpleaños, Marida! Tanti auguri! Ciao, nonna! Tanti auguri! Auguri, nonna, biscotto per te! In other words, brava! Alla nonna Marida, tanti auguri! Auguri, nonna, buon compleanno! Auguri, nonna, buon compleanno! Auguri, nonna, buon compleanno! Grazie per essere una nonna così incredibile, così speciale, così amorevole con me. So happy birthday, happy happy birthday e forza d'oro. Happy birthday nonna! Tu non sei una brava nonna, sei una nonna spettacolare. Volevo mandarti gli auguri per il 100° compleanno, volevo solo dire che tu per me sei una grandissima parte della mia vita e che ti voglio bene. Auguri nonna! Tanti auguri nonna, ti mando un bacio. You.